ragazzi, sono XMPain, tornati su Brawl Stars. Oggi siamo qui assieme, ragazzi, perché evento speciale. Finalmente è uscito Carle. Oggi lo compreremo, ragazzi, lo proveremo assieme, dato che appunto è disponibile nello shop per 59 gemme, ancora per poco. Quindi vedremo di acquistarlo e di provarlo proprio per vedere la sua meccanica in gioco e anche per fare due o tre coppe facili. E lo credo bene. E quindi spero potrete accompagnarmi in questo malsanissimo video. Mi raccomando, con un bel like, un pollicione in su. E se vi va, commentatemi sotto con scritto il tipo col piccone, perché appunto il nostro Carle, come abilità, ha fatto tirare sto piccone che sembra tipo gli aborigeni con le ossa di cammello e gli torna indietro. Quindi or su, signor Carlo col... chiameremo Carlo col piccone. Lei è disposta? Ah, tra l'altro, ragazzi, le gemme comunque le sto farmando nei bowl, ma vedete, ne trovo tipo 20-30 spacchettamento, anche se sono solamente 20 bowl, ragazzi, siamo abbastanza fortunati. Ce lo prendiamo, signori, e siamo pronti, finalmente, per provarlo assieme. Ragazzuoli miei, il nostro Carlo lanza il suo piccone come un boomerang, mentre con la super ruota è vorticosamente con il suo carrello, elargendo sane picconate a chi gli sta attorno. Prima del match apriamo i bowl sotto e il cammino dei trofei, così almeno riusciamo magari a livellarci, a fare livello 2, livello 3, così evitiamo di sclerarci troppo. Signori, guardiamo subito col cammino dei trofei, che abbiamo da prendere 300 monete e abbiamo anche due, penso uno o due casse. Signore, 300 monete per noi, che tra l'altro non le sto usando perché sono pigro e non voglio livellare i brawler. Cassa brawler per noi, che mi troverà dentro Leon, sono sicuro che mi troverà Leon. No, lo zingaro, e troviamo anche Zingaro e Scibola, dato che Zingaro fa anche kebab, raga, Zingaro e Scibola, insomma, 50 monete per noi. Ok, ragazzi, buono questo. 600 la doppia gettoni, quindi forse c'è un pulice anche qualche altra cassa. E appunto, Baule mi dà la benessa di 24 monete, abbiamo un mulo e abbiamo, ragazzi, lo Zingaro. Nice, signori, not bad. Ok, allora, il prossimo obiettivo è 3800 coppe, che ci dà appunto 25 potenziamenti, che molto probabilmente daremo al nostro Carlo col piccone. Ma adesso, ragazzi, abbiamo 21 bauli sotto gratuiti che ci potranno trovare dentro. E niente, dato tutti la scorsa volta, ragazzi. Chi si è perso la scorsa volta, ci abbiamo trovato tipo in due bauli di fila, Tara e Franco. Quindi, signori, se non avete visto quel video, molto probabilmente non l'avete appunto visto. Comunque, signori, io mi trovo dentro qualcosa di bello e non il solito. Non le solite cose. Mi trovi il signor, il povero Carlo, che non ce l'ho a livello 1. Basta chiedere grazie infinite. Però non mi trova più lo zingaro, che sono stati 6 oggi. Basta, cioè, Anita, ecco, Anita è il freddo. Adesso comincio con la nita e ne trovo tipo 3000. Vi prego, non mi trovo la nita di schifoso da denti cadenti. Abbiamo il prossimo brawler, signore e signori, Alfredo. Chiudendo con 5 gemme, che nice. Another time, signori. Questo magari riusciamo anche a replayare, mi sembra come speso. Non fa assolutamente schifo. 14 minuti per noi, abbiamo il vegano e abbiamo la scivola. Ok, nessun bonus, va bene. Arrivo, comunque non mi interessano tanti bonus, anche perché gli stessi ticket non li faccio mai. Comunque, ragazzi, andiamo bene, adesso. Però voglio fare, ho preso prima Carlo e così trovo di potenziamenti, non lo sto trovando. Gentilissimo, oggi, ragazzi, il gioco mi odia, ok? C'è il giorno in cui mi ama e il giorno in cui mi odia. Oggi probabilmente mi odia. Franco, e abbiamo ancora lo zingaro. Oggi è fottutamente uno zingaro day, signori. Non l'avrei mai detto, di solito è l'Anita day, l'Alfredo day. Ragazzi, oggi spacca lo zingaro. Oggi, ragazzi, spacca lo zingaro, signore e signori. Abbiamo ancora, vedete, ragazzi, oggi è Alfredo zingaro, signori. Oggi è il zingaro day, volente o nolente. Oggi ci sommergeremo di roulotte e di carico di rapine agli altrui, ragazzi. Così, 8 gemme. Rapine altrui. Cioè, mi sto replacciando tutte le gemme che ho speso. E ragazzi, ci va a comandare con lo zingaro. Dai, che mi trovo un altro zingaro. No, ragazzi, troviamo il mulo e la mette incinta, ma per finta. Signori, 30 monete per noi. Anita, che fa mangiare con l'Anita, e Franco, ragazzi. Lei disegna non è Franco. Che tra l'altro, ragazzi, vi giuro che l'ho fatto 220 coppe anche a livello scrauso in maniera veramente facilissima. Tipo, giocavo con i piedi. Lo riuscivo a liberare lo stesso. Finalmente trovo anche Tara, che non trovo veramente mai. Vediamo di essere più fortunati. Finalmente Carlo Bartolanghi allo zingaro, signori. Lo zingaro ha ritrovato l'università di Zengarea. De Zengarea, piede di porco contro la tua agenzia. E via. E insomma, le cose strane. Ok, adesso mi troviamo un altro zingaro. No, Tara, bene. Più Tara, per favore, che ce l'ho provata a livello 1. Cioè, anche lei 200 coppe livello 1, mai trovata una. Lo zingaro, ok, e anche il mulo. Nice. Finché il mulo va bene, zingaro ne troppi. Vabbè, cambiate ogni tanto, cambiate. Vegano, e abbiamo, signore e signori, Barletta, va bene. E 3 gemme, raga, le sto rifacendo tutte. Signore, ho già fatto tipo oggi 12-15 gemme, nice. Signore, sono delle volte che trovo tipo o sono fortunato con i brawler o sono fortunato con le gemme. Sono qua, Ambrogio. Va a momenti, signori, Penny e Ambrogio. Ok, va bene, ok. Ultimo mulo che ci dà la bellezza di 30 monete. Abbiamo, ragazzi, un mulo. E per chiudere abbiamo denti cadenti, signori. Ma adesso la nostra speranza si riserva in questo baule enorme, che dentro mi troverà assolutamente niente, signori. Signor mio baule, faccia modo e mi trovi un brawler che non sia Ambrogio.
Che non sia Ambrogio. No, ok. Solo due. Ne ho trovato tre, ragazzi. Abbiamo trovato. Mio... Cioè, penso. Adesso non mi ricordo. Ho perso talmente pochi bowling enormi che non mi ricordo. Dedicamente Piper, ma signori, siamo pronti. Caldi. Non siamo riusciti a portare neanche il nostro povero Carlo al livello 2. Ma siamo pronti per provarlo finalmente in game. Vi piacerà. Prima partita per noi, signori. Siamo in Arraffa Gemme. E i nostri compagni saranno la bellezza di Ben e Suri. Surimi e Ben. Ok, raga, io confido in Ben, perché raga, lo zio Ben, raga, da grandi pennuti derivano grandi, insomma, Boris. Occa boia. Ok, siamo attenti su Franco, che è veramente molto molto cattivo. Mi sono preso con una stagnata da Franco. No, mi ha ucciso Boris. Ok. Allora, ho visto una cosa. Comunque Boris è veramente forte contro Franco. Cioè, il nostro Barba Gianni fa veramente male. Grande Piper, che mi prendi sempre malissimo. Ok, cerchiamo di fare punti, perché mi sembra che il nostro Ben, ragazzi, comunque sia cattivissimo. Non ha paura di niente, guarda. Guarda. Oh, no, no, no. Ok, ok, lascia stare Ben. Mamma mia, Carlo. Mamma mia, Carletto, signori. Il nostro picconaio maledetto, raga, è veramente, veramente cattivo. Guardalo, Ben, come fa il dinamitardo con le mine sotto. Speriamo che almeno... Andate sopra le mine di Ben. Andate sopra le mine dello zio. Dai, che poi si sa che zio Ben muore sparato. Ok. La cosa utile della super di Carl è che appunto almeno scappa. Quando Rotter, raga, scappa via, non lo prendo più. Se non Piper con i suoi siluri maledetti. Raga, lo zio Ben è un guerriero della Madonna. Cioè, raga, lo zio Ben non ha paura di niente. Però cosa fa? Cosa fa su Rimi? Cosa fa su... Vai via, devi prendere le botte, devi prendere. Perché non scappa? Che c'è 5 potenziamenti. C'è anche il salto di fianco. Vabbè. Vediamo di farsi i nuovi punti. Ok, lo zio Ben, guardatelo, sei cattivo. È la star della partita, ragazzi, lo zio Ben, guardatelo, madonna mia santa, ragazzi. Poi devo andare a combattere in Siria, è troppo cattivo. Guardalo, zio Ben, come capisce il volo che deve tenere i punti, non deve prendere, non deve sprecarli. Ok, ragazzi, Surimi, poveretto, cioè, raga, non è cattiveria, ma ragazzi, zio Ben, raga, oggi zio Ben comanda, raga, lo zio Ben, tra l'altro il migliore in campo è Surimi, non l'avrei mai detto, ragazzi, perché lo zio Ben veramente ha fatto una partita della madonna, ha sempre pushato male. Cattivissimo, e signori, cosa devo dire, ragazzi? Comunque due compagni fenomenali. Mia preferenza personale, non per cattivare, ma ho una prediligenza per lo zio Ben, proprio perché per come l'ho visto in gioco, per come ho visto la sua brutalità nell'andare a strappare i cuori direttamente con le mani. Ma signori, che vi devo dire, prepartita veramente ad hoc. Carl al momento mi piace veramente tanto, come una patata. Ragazzi miei, sopravvivenza in due. Siamo assieme a signori, siamo assieme a NR1. Signori, siamo assieme. Noi per comodità lo chiameremo Boris il Barbagianni, giusto perché faccio prima anche se perché nel runo Boris il Barbagianni è più bello, come lo penso. Ok, là in cima abbiamo la ciambellaia e un altro Carlo. Dobbiamo stare. No, ok, va bene, ok. Shelly proprio sta lontano. Una scivola, vada via. Guarda come capisce il volo. Guarda Boris il Barbagianni come cerca di andare veramente in maniera camper. A evitarsi dei danni inutili, perché devo dire che se arriva Shelly veramente, ragazzi, apre malissimo, come fossimo proprio le cocomere durante il taglio dell'anguria. Il famoso cocomero durante il taglio. Basta dire stronzate. Forse questo ce lo facciamo, signori. Forse questo lo facciamo. Guardalo, ragazzi, come il nostro Barbagianni ammazza i nemici. Ok, forse abbiamo fatto adirare il suo Boris, che è leggermente arrabbiato. Ma forse riusciamo a dargli fastidio. Poi guarda la distanza che prende Carlo, è invece di Al. Ok, qua c'è forse il compagno di quello che abbiamo ucciso prima. Penso, perché qua non solo. Nope, ok. Intanto, ragazzi, il nostro Barba si è andato a far fuori la gente, ragazzi. Il nostro Barba. Guarda, sto andando veramente. Prima zio Ben, adesso il Barba Gianni. Scusate, ma io quando vedo Shelly mi viene proprio da scappare via. Il nostro Carlo non ama la scibola, proprio. Non va molto dal kebabaro. Allora, vedete. Tipo da lontano, gli faccio veramente danno, signori. Tra l'altro, 8 potenziamenti, me ne accorgo adesso. Vattene via. No, ok, ragazzi, non so perché intanto mi si blocca. Ok, signori, siamo messi abbastanza bene. Dobbiamo evitare di esporci troppo, perché veramente anche Pam fa un male che è allucinante. E... il trick è stare vicino al muro. No, mi assalgono. No, la super illegale, raga, la super illegale. Adesso. Ok, scontro finale, non ci credo. Ok, scontro finale, guardalo lì. Come la ciambellaia picchia maledettamente forte, ragazzi. Ma anche guardate come il nostro Barbagianni non è mai morto una volta. 10 punti per noi. Oh, riusciamo a guardare tantissimo il piede della mina. E forse riusciamo a eliminare la sua Pam in maniera abbastanza non troppo difficile. Devo andare attaccata e fargliela super. Aspetta. Vediamo se. Parti. Vai. Ok, andata. Oh, mamma mia, super. Guardalo lì, raga, come lo prende, signori.
Mamma mia, raga, Boris il Barbagianni. Raga, Boris il Barbagianni. Mi piace. E signori, cosa voglio dire, raga? Mi piace veramente, veramente tanto. L'Italia a distanza, grazie al nostro piccone, prende veramente a un range di attacco micidiale. Per quanto la super che sia appunto un attacco corpo a corpo, che veramente volendo ci salva i cosiddetti, e così accattato lo trovo adesso, i cosiddetti acclamati attributi in maniera abbastanza veramente, ragazzi, swaggosissima. E cosa vuol dire, ragazzi, con questo davvero anche questo video di se magari voi l'avete acquistato con lo shop, oppure se l'avete trovato dentro ai bauli, siete stati più fortunati di me. Io non ho voluto rischiare che avevo solamente 21 bauli, che magari ho detto lo prendo prima così trovo i potenziamenti e magari riusciamo a portarselo sui livelli, invece non l'ho trovato neanche come potenziamento.